Buonasera a tutti, sono Marzio Marini, vi do il benvenuto al webinar di Urmet dedicato al sistema Zeno, la centrale antintrusione senza fili, e alla nostra nuova centrale antintrusione cablata 1068. Innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di Urmet per la disponibilità e la fiducia che ci avete accordato. Prima di cominciare vi informo sul funzionamento dell'applicativo con il quale si svolgerà il corso e durante il quale potete formulare delle domande. Per chi utilizza un computer potrà aprire la dashboard con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione domande inviare richieste di informazione allo staff che risponderà quanto prima. Per chi utilizza dispositivi mobili troverà la possibilità di formulare delle domande selezionando l'icona del punto interrogativo. Durante questi webinar verranno formulati dei sondaggi ai quali siete invitati a rispondere cliccando sull'opzione che ritenete più corretta. Vi segnalo anche che abbiamo messo a disposizione una serie di documenti che vi potete scaricare fin da ora, cliccando sull'icona salva da tablet o da smartphone oppure nella sezione documenti all'interno della dashboard tramite il PC. Inoltre, essendo un corso dal vivo, se ci fossero problemi di connessioni dovuti alle reti sovraccariche, magari in serata, vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando il link contenuto all'interno della mail di conferma iscrizione oppure all'interno della mail di promemoria ricevuta questa mattina. Passo ora la parola a Stefano Merlo per una breve introduzione e vi ringrazio e vi auguro buon webinar. Buonasera a tutti, mi presento, sono Stefano Merlo, sono uno dei consulenti commerciali della Regione Piemonte per quanto riguarda i prodotti della gamma Urmet e vi do ufficialmente il benvenuto questa sera alla formazione tecnico-commerciale sulle nuove centrali Urmet via radio Zeno e 1068 filare ibrida filo. Questa sera l'intenzione è quella di proporvi una formazione un po' più specifica dove andremo a spiegare un po' più nel dettaglio quelle che sono le funzioni speciali o particolari delle due centrali e soprattutto sull'utilizzo delle due app, lato installatore per la programmazione della centrale e lato utente finale per la gestione vera e propria dell'antifurto che si installa nell'impianto. Vi esorto ad utilizzare sempre di più quelle che sono la possibilità di gestire le domande e di chiedere delle domande ai nostri colleghi che sono collegati al webinar e al quale verranno date delle risposte in maniera immediata se eventualmente avete ulteriori informazioni durante lo svolgimento del corso. Ovviamente in questo periodo è stato molto particolare, quindi tutti quanti noi come Urmet, dalla rete commerciale all'assistenza tecnica, alla rete di servizio clienti, abbiamo cercato comunque di darvi sempre un supporto in maniera continuativa, sia a livello tecnico e formativo, ma anche a livello commerciale. Lo scopo appunto di questo webinar è di proseguire su questa linea per darvi sempre più supporto possibile, nonostante le difficoltà del momento. Inizierei subito il webinar senza perdere ulteriore tempo e iniziamo con un primo sondaggio. In questo primo sondaggio vi chiediamo, prima di tutto, se conoscete i nostri prodotti antintrusione. Quindi sì, li utilizzo frequentemente, sì, ma li installo di rado o no, non conosco i prodotti Urmet. Cliccate sulla risposta che ritenete più corretta, in modo tale che vediamo un attimino qual è la vostra conoscenza dei nostri prodotti. Ancora qualche secondo e poi chiudiamo il sondaggio. Bene, le risposte sono sì, li utilizzo frequentemente, 73%, oppure completamente all'opposto, no, non li conosco, il 27%. Quindi diciamo che chi è collegato con noi già conosce abbastanza bene i prodotti e quindi questa sera approfondirà l'argomento. Lascio la parola al mio collega che inizierà quindi la spiegazione della prima parte del webinar. Grazie mille Stefano. Iniziamo la presentazione con la centrale antintrusione wireless Zeno, che è un comunicatore 3G integrato, quindi il nostro nuovo sistema antintrusione Zeno senza fili è la scelta ideale per tutti quegli ambienti dove non riusciamo a cablare il nostro impianto, quindi a passare dei cavi fino al raggiungimento dei punti dove vogliamo andare ad installare i nostri dispositivi antintrusione. Quindi onde evitare di andare a fare delle opere murarie, delle predisposizioni con delle tubazioni in muratura oppure delle tubazioni esterne, possiamo tranquillamente utilizzare la nostra centrale Zeno, che è adatta a tutti gli ambienti residenziali, ma vedremo che grazie alle sue caratteristiche potremmo tranquillamente andarla ad utilizzare anche all'interno di un locale commerciale o magari all'interno di un ufficio.
È un sistema flessibile perché abbiamo a disposizione tutta una serie di dispositivi che ci permettono di soddisfare le più svariate esigenze installative e esigenze antintrusione. E in più è molto facile da installare. Vedremo nelle prossime slide che l'acquisizione e la programmazione dei dispositivi via radio è molto molto semplice tramite un menu guidato. La connettività è alla base di questo sistema perché è un sistema che è bidirezionale, quindi i nostri dispositivi che andremo ad acquisire e ad installare nel sistema Zeno avranno una comunicazione costante con la centrale per informare l'impianto della loro esistenza in vita. Avremo la possibilità della supervisione in determinate ore del giorno, in determinate ore. Abbiamo la possibilità dell'anti-jamming, quindi la centrale potrà informarci nel momento in cui ci saranno delle portanti radio che potrebbero disturbare la comunicazione con i dispositivi. L'installatore in fase installativa ha la possibilità di misurare il segnale in campo, quindi ha la possibilità di vedere prima di andare a fissare i nostri dispositivi antintrusione, quindi magari andare a forare un muro o una finestra, verificare se il segnale radio ricevuto dal dispositivo o trasmesso dal dispositivo e ricevuto dalla centrale è ottimale, quindi è il punto ottimale dove andare a fissare il nostro dispositivo. Quindi tutti questi elementi sono alla base della sicurezza del sistema Zeno. Inoltre il sistema, grazie al suo comunicatore 3G integrato, è in grado di inviarci delle segnalazioni a seguito di evento, che possono essere delle segnalazioni di allarme vocale, dell'invio degli SMS. Abbiamo anche la possibilità di ricevere delle immagini grazie a dei dispositivi con una fotocamera integrata che vedremo successivamente. Con l'applicazione riceveremo anche la possibilità di avere email e notifiche push. Inoltre, grazie al comunicatore sempre 3G integrato, potremo avere l'invio di protocolli numerici, che solitamente è la configurazione utilizzata nel momento in cui dobbiamo andare a connettere la nostra centrale con gli istituti di vigilanza, quindi con le sale operative degli istituti di vigilanza. Le centrali di ricezione allarmi solitamente utilizzano l'invio di protocolli numerici. Ecco qui che torna la possibilità di installarli in quegli ambienti ufficio oppure commerciali dove solitamente viene richiesto questo tipo di connessione. Il prodotto è conforme alle norme 50 EN50131 grado 2, quindi anche qui, nel momento in cui andremo a stipulare una polizza sul nostro immobile, potremo ottenere uno sconto grazie alla certificazione che solitamente viene richiesta dalle aziende assicurative. Vediamo quelle che sono le descrizioni generali del prodotto, quindi quali sono i vantaggi del nostro sistema Zeno. Come abbiamo detto, all'interno abbiamo un comunicatore 3G integrato, quindi oltre ad avere tutte le trasmissioni vocali e SMS avremo anche una serie di trasmissioni dati, quindi il comunicatore 3G connesso alla rete cellulare ci permetterà uno scambio dati e quindi la gestione della centrale grazie all'applicazione MyZeno da parte dell'utente che è disponibile sia per piattaforme Android che per piattaforme iOS ed è completamente gratuita, non è a pagamento, chiunque può tranquillamente scaricarla ed utilizzarla con semplicità. Il sistema è in grado di supportare fino a 50 dispositivi, quindi riusciamo ad acquisire fino a 50 sensori o telecomandi o sirene che abbiamo a disposizione nel nostro impianto per espanderlo fino alle nostre esigenze più svariate. Abbiamo un'integrazione con la videosorveglianza perché grazie ai dispositivi che vedremo successivamente, quindi sensori interni ed esterni che a bordo hanno una fotocamera, avremo la possibilità di ricevere delle immagini a seguito di allarme o eventualmente anche a seguito di richiesta manuale. Quindi saremo noi magari che andremo a richiedere grazie all'applicazione delle immagini dell'ambiente protetto e andremo a visualizzare quello che è lo stato attuale dell'ambiente. La portata del segnale radio è di 2 km in area libera, quindi come vedete è una portata molto ampia. Questa portata ci permette di soddisfare molte esigenze. Abbiamo già svariati impianti realizzati magari in villette su più piani, quindi grazie all'ampia portata riusciamo a superare tranquillamente quelli che sono solai e pareti, fino, certo, riducendo un pochino questa portata di 2 km a causa della muratura o eventualmente delle grate, ma comunque sia ci permette di soddisfare svariate esigenze. La centrale, inoltre, al bordo della sua scheda ha una sirena integrata, quindi non è un accessorio che dovremmo comprare in più, ma già integrato all'interno della centrale ed è programmabile in base alle nostre esigenze. Quindi, oltre al combinatore 3G integrato, troveremo anche una sirena interna. Il menu di programmazione, grazie al display della centrale, è guidato, quindi vedremo nelle slide successive che passo passo ci guiderà a quella che è l'acquisizione dei nostri dispositivi e successivamente la configurazione dei dispositivi acquisiti. La centrale ci permette di avere anche una chiamata viva voce di soccorso, quindi grazie alla sua tastiera di bordo potremo tranquillamente andare a richiamare la funzione e ad effettuare una chiamata scambiando informazioni con il chiamante
direttamente con la centrale che dispone di un altoparlante e di un microfono. Oltre a quelli che sono gli allarmi anti-intrusione e manomissione, possiamo anche andare a gestire anche allarmi panico e allarmi coercizione. Quindi, nel caso in cui siamo costretti ad inserire il nostro impianto sotto minaccia, potremmo inserire il codice di coercizione e quindi disinserire l'impianto, ma mandare informazioni di soccorso, richieste di soccorso a qualcuno. E eventualmente, nel momento in cui invece ci sentiamo un po' attaccati, quindi in pericolo, potremmo attivare l'allarme panico e quindi attivare il nostro impianto per far sentire la nostra presenza. Tra le caratteristiche principali, come vediamo, abbiamo detto che la centrale ha una comunicazione bidirezionale con una radiofrequenza in 868 MHz e con connessione ZigBee, una connessione, uno standard di comunicazione ormai molto utilizzato. All'interno la centrale ha già una batteria installata da 6 volts al nichel metallo da 1100 mAh che garantisce solitamente un'autonomia in caso di mancanza rete per circa 15-16 ore. Quindi anche qui è un altro accessorio che non dovete andare ad acquistare, ma lo trovate direttamente montato all'interno della centrale. Tra i 50 dispositivi disponibili possiamo andare a connettere fino a 6 rilatori con fotocamera integrata per la verifica degli allarmi, quindi per avere le informazioni a seguito dell'allarme delle immagini nei nostri ambienti, possiamo inserire fino a 6 di questi dispositivi con fotocamera. I nostri dispositivi acquisiti possono essere parzializzati, quindi possono essere associati a 3 settori diversi, oltre a quello che è il totale. Quindi, come vedete, possiamo riuscire a fare ambienti anche di grandi dimensioni, settorizzarli in zone diverse e quindi gestirle con facilità. L'impianto può essere gestito da 20 utenti configurabili manualmente, quindi più di 20 persone contemporaneamente potrebbero eventualmente andare a gestire il nostro impianto. Come vedete, il numero elevato ci permette magari di andarla a utilizzare all'interno dell'ufficio dove tanti dipendenti utilizzano l'impianto, quindi tanti dipendenti avranno il proprio codice per inserire e disinserire. Ad ogni evento di allarme, grazie ai rilevatori con fotocamera, possiamo ricevere, grazie all'applicazione MyZeno, 3 foto da parte dei nostri dispositivi. Eventualmente su un dispositivo possiamo ricevere addirittura 6 fotografie, diminuendo un pochino quella che è la dimensione dell'immagine ricevuta. Queste immagini, come abbiamo detto, possono essere ricevute sia a seguito di allarme che eventualmente a seguito di richiesta manuale. Quindi anche ad allarme, anche senza l'evento di allarme generato, possiamo andare a vedere le immagini dei nostri ambienti protetti. L'attivazione e la disattivazione del sistema può avvenire tramite telecomandi, tastiere, tramite lo smartphone o tablet con l'applicazione MyZeno. Inoltre la centrale a bordo ha già una sua tastiera, quindi eventualmente posso sfruttare anche la tastiera di bordo per effettuare attivazioni o disattivazioni del nostro sistema. Per quanto riguarda la descrizione del kit fornito a catalogo, lascio un attimo la parola a Stefano Merlo e ci risentiamo subito dopo. Sì, allora, per quanto riguarda la parte, diciamo, vera e propria del kit, noi come storicamente proponiamo sempre un kit che utilizziamo come base di partenza per tutte le offerte, per tutte le installazioni, quindi è un kit che include la centrale Zeno completa, come ha appena spiegato Marzio, un telecomando già a disposizione, l'infrarosso, il sensore infrarosso all'interno e un contatto magnetico di color bianco. Questo kit fa parte quindi di una confezione dove poi utilizziamo solitamente per poi aggiungere tutti quelli che sono i vari dispositivi che servono poi a completare l'impianto. È un kit che voi trovate nel nostro promo magazine, quindi possiamo tranquillamente andare ad acquistare questo kit tramite il promozionale URMET ad un prezzo netto più vantaggioso rispetto al prezzo di listino. Ovviamente per tutte le informazioni commerciali vi rimando sempre poi a consultare e a contattare i vostri consulenti di zona in modo tale da poter avere i prezzi sempre aggiornati. Proseguiamo con, visto che abbiamo appena avuto alcune informazioni per quanto riguarda la Zeno, incominciamo, diamo un altro sondaggio in cui vi chiediamo, visto che abbiamo già dato alcune informazioni, quanti dispositivi possiamo configurare in una centrale Zeno. Possiamo dare come risposta 30 dispositivi, 40 dispositivi o 50 dispositivi. Lasciamo alcuni secondi anche qui per dare una risposta. Il mio collega ha ripetuto più volte durante la presentazione quanti sono. Vediamo un attimino le risposte. Bene, 100% avete ascoltato alla grande e quindi sono 50 dispositivi.
Bene, proseguiamo per quanto riguarda la presentazione. Lascio la parola a Marzio. Grazie Stefano. Proseguiamo la presentazione e vediamo come è facile e come sarà semplice acquisire dispositivi nel sistema Zeno. Quindi tranquillamente andremo nella nostra centrale, inseriremo il codice installatore che ci permetterà di accedere a quello che è il menu di programmazione. Ci comparirà il nostro menu. Dovremmo semplicemente andare a cercare, grazie alle freccioline, quindi a spostarci all'interno del menu e a cercare la voce dispositivi più o meno per andare ad effettuare l'acquisizione. Successivamente entreremo in un sottomenu dove dovremmo andare ad aggiungere il nostro dispositivo. Contestualmente la centrale ci chiederà di premere il pulsante sul dispositivo per essere appeso. Quindi tutti i dispositivi hanno a bordo un pulsantino che serve ad effettuare l'acquisizione con la centrale. Nella maggior parte dei casi questo pulsante è esterno, quindi è la guida LED del sensore, che è direttamente un pulsante, quindi in questo caso, nella maggior parte dei casi, riusciremo ad effettuare l'acquisizione del nostro dispositivo senza doverlo aprire. Quindi possiamo tranquillamente andare a fissare il nostro dispositivo, chiuderlo, connettere la batteria e successivamente andare a effettuare quella che è l'acquisizione senza doverlo riaprire. Solo per alcuni è necessario riaprirlo perché il pulsantino è all'interno, magari su quei dispositivi esterni installabili all'esterno, che quindi hanno una protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua. Come vedete, è una procedura molto molto semplice. Inoltre, la centrale, una volta ricevuto il comando da parte del regolatore, quindi l'informazione da parte del regolatore a seguito della nostra pressione, ci chiederà di confermare quello che è l'apprendimento del sensore appena acquisito. Quindi anche lei ci guiderà in questa procedura chiedendo di premere il tasto OK. E automaticamente l'acquisizione del dispositivo è terminata. Così come abbiamo fatto per un dispositivo, dovremo replicare la procedura per tutti gli altri, quindi premendo sempre il loro tastino, e in maniera molto semplice e veloce avremmo realizzato quella che è l'acquisizione di tutti i dispositivi all'interno della centrale. Nel database della centrale verranno registrati tutti quelli che sono i nostri dispositivi. Ogni dispositivo vedremo che è individuato con una sigla per individuare il tipo di dispositivo acquisito. Quindi, per esempio, se successivamente all'acquisizione andiamo a configurare uno dei dispositivi appreso, dovremo sempre tornare nel nostro menu con il codice installatore. A quel punto, invece di aggiungere un dispositivo, andremo a modificare quello che è il dispositivo aggiunto. In fase di modifica ci viene data la lista sul display di tutti quelli che sono i dispositivi che abbiamo acquisito e in base a quella che è la tipologia del dispositivo acquisito, avremo due lettere per individuarlo. Come vedete, abbiamo una leggenda che, a seconda della sigla del dispositivo, individuiamo quello che è la tipologia. Quindi il CM sta per contatto magnetico, IR sta per l'infrarosso, TX per telecomando e così via per tutti i dispositivi che andremo ad acquisire. Quindi ci basterà scegliere quello che è il dispositivo che dobbiamo andare a modificare. Successivamente ci si apre quello che è il menu di programmazione dei dispositivi, quindi come prima cosa dovremmo andare a dire a quale settore appartiene il dispositivo che abbiamo appreso, quindi se dobbiamo associarlo a quello che è un settore parzializzato, quindi a uno dei 3 settori su cui possiamo parzializzare il nostro impianto, oppure al totale. Se il settore parzializzato a cui andiamo a associare il dispositivo deve essere ritardato oppure istantaneo, magari il contatto sopra una porta, vogliamo effettuare il disinserimento una volta che siamo dentro, dobbiamo andarla a ritardare. Oppure eventualmente possiamo anche associare un contatto o un dispositivo 24 ore, magari una zona particolare che vogliamo che sia sempre protetta. Successivamente ci verrà richiesto se eventualmente il nostro dispositivo deve avere la funzione campanello associata, quindi la funzione campanello, il funzionamento gong ci permette di avere tramite il buzzer della centrale un'informazione nel momento in cui il nostro dispositivo va in allarme. Tipica installazione è quella dell'apertura della porta della nostra attività commerciale per informarci l'ingresso di un cliente, magari mentre siamo distratti. Quindi questa è la funzione, oltretutto, la centrale ci permette di associare la funzione campanello ai nostri dispositivi. E infine dovremo andare ad inserire il nome, quindi a nominare il dispositivo che abbiamo appena acquisito, che abbiamo appreso e abbiamo configurato, in modo tale da avere la lista di tutti i dispositivi nominati, descritti, e nel momento in cui avremo informazioni a seguito di evento di allarme, di manomissione oppure eventualmente per un'esclusione, sappiamo direttamente, sappiamo con precisione qual è il dispositivo su cui andare ad intervenire. Nominato anche il dispositivo, è terminata quella che è la configurazione dei nostri dispositivi. Ripetendo la procedura per tutti quelli che sono i sensori che abbiamo acquisito e appreso nel nostro sistema, avremo terminato quella che è la programmazione del nostro impianto di intrusione. Il nostro impianto è pronto per essere messo in funzione. Vediamo quali sono gli organi di comando
che possono gestire il nostro impianto. Quindi, come abbiamo detto, la centrale già a bordo, quella che è una tastiera con la quale effettuare le procedure di programmazione e di impostazione del sistema. Oltretutto, possiamo andare ad effettuare le operazioni di inserimento e disinserimento impianto senza problemi con la tastiera di bordo, ma ci vengono in aiuto quelle che sono la tastiera di comando supplementare a LED wireless oppure il telecomando a quattro tasti. Con la tastiera possiamo andare ad effettuare quelle che sono le procedure di attivazione sia totale che parzializzare tutti e tre i settori, quindi possiamo gestire tramite la tastiera sia il settore totale, quindi la totalità del nostro impianto, che eventualmente tutti e tre i settori in cui possiamo parzializzare l'impianto. Grazie a una combinazione di tasti possiamo inviare quella che è l'allarme panico. Sulla tastiera abbiamo dei LED che ci riportano lo stato del sistema, quindi abbiamo l'informazione se l'impianto è inserito o disinserito. Abbiamo l'informazione se tutto sta funzionando regolarmente e anche un LED che ci riporta allo stato dei dispositivi. Quindi se un dispositivo ha inviato un'informazione di anomalia, magari batteria scarica oppure un guasto interno al suo circuito, anche qui viene riportato sopra la tastiera. Inoltre tutte le informazioni che noi inviamo alla centrale verranno confermate grazie all'accensione dei LED. Quindi abbiamo un feedback a seguito di quelle che sono le procedure che andiamo ad effettuare in tastiera. Così come anche il telecomando a quattro tasti. Il telecomando a quattro tasti è un pochino più semplice come dispositivo, ci permette di fare un'attivazione totale del nostro sistema e possiamo scegliere di programmare un secondo tasto per associargli uno dei nostri settori dell'impianto. Quindi abbiamo la possibilità di parzializzare il nostro impianto con un tasto, quindi inserire e disinserire quello che è il settore parziale associato a quel tasto. Inoltre abbiamo un terzo tasto con la quale magari effettuare quello che è l'allarme panico, quindi anche qui in caso di emergenza, in caso in cui ci sentiamo un po' non al sicuro, possiamo attivare l'allarme panico della centrale tramite il tasto sul telecomando. Abbiamo il quarto tasto che serve a disattivare l'impianto, quindi a disinserire qualsiasi settore inserito. Grazie al LED bicolore che abbiamo a bordo del dispositivo, abbiamo quello che è il feedback della ricezione dei comandi, quindi anche qui tutti i comandi che vengono inviati alla centrale verrà riportato il loro esito positivo o negativo grazie all'accensione del LED di bordo del telecomando. Quindi sapremo sempre sicuramente se il nostro comando che abbiamo impartito è andato a buon fine oppure no. Le batterie per entrambi hanno una durata mediamente di 3 anni, dipende sempre dall'uso che se ne fa. Quindi per un uso medio, 3 anni sono garantiti. Per quanto riguarda i livellatori che possiamo associare al nostro impianto, abbiamo suddiviso quelle che sono le slide con la famiglia di livellatori. In questo caso vediamo quelli che sono i volumetrici da interno. Quindi iniziamo nel vedere quelli che è il dispositivo, un infrarosso da interno, il 1051, 101 o 102, che è lo stesso con funzione PET Immunity. Sono due volumetrici infrarossi con portata di 12 metri e 110 gradi per quanto riguarda il dispositivo 101. Si riduce un pochino la portata per quello che è il dispositivo 102 per la funzione PET Immunity, quindi invece di arrivare a 12 metri ci fermiamo a 7 metri dove è attiva la funzione PET Immunity e con un'apertura sempre di 110 gradi. Quindi con questo dispositivo riusciremo a discriminare quelli che sono i nostri compagni domestici in casa, i nostri animali domestici. Inoltre, come vedete, è disponibile il sensore a doppia tecnologia, il 1051-103. In questo caso abbiamo contemporaneamente sullo stesso sensore un infrarosso e una microonda per eventualmente effettuare quelle installazioni dove vogliamo magari controllare il nostro ambiente, ma magari lasciare la finestra aperta. Quindi riusciamo a discriminare molto più facilmente quelle che sono le correnti d'aria grazie alla doppia tecnologia. Anche qui abbiamo una portata di 12 metri con un'apertura di 110 gradi, quindi solitamente è il classico sensore che riesce a soddisfare le nostre esigenze installative. Inoltre entriamo nella famiglia di quelli che sono i dispositivi con fotocamera con il 1051-104. In questo caso è un infrarosso volumetrico, ha una portata di 10 metri, quindi una portata un pochino più ridotta con un'apertura di 100 gradi e ha una telecamera integrata, grazie alla quale, come vedete, riusciremo a farci inviare dalla centrale quelle che sono le informazioni a seguito di allarme, quindi le immagini a seguito dell'allarme dell'ambiente protetto. Oppure vi ricordo che grazie all'applicazione possiamo andare ad effettuare delle richieste di invio immagini, quindi saremo noi che andremo a richiedere e a vedere quello che sta succedendo nel nostro ambiente. Nella parte bassa vedete quello che è il diagramma di copertura dei nostri sensori installati a 2 metri di altezza, che è l'installazione tipica dei dispositivi.
Andando avanti vediamo quelli che sono i rivelatori volumetrici d'esterno, quindi abbiamo un primo rivelatore che è il 1051-105, è un doppio infrarosso, in questo caso anche qui PET Immunity ha una portata di 12 metri e 110 gradi di apertura. Anche qui con questo dispositivo riusciamo a discriminare quelli che sono i nostri amici a quattro zampe, quindi riusciremo tranquillamente a discriminare animali fino a 60 kg di peso. La funzione PET Immunity è programmabile e impostabile in base alla massa che vogliamo andare a discriminare, quindi si arriva fino a 60 kg, ma eventualmente è impostabile anche per masse più piccoline. Inoltre, affiancato al 105 abbiamo il dispositivo 1051-106, anche qui che è un rivelatore a doppio infrarosso da esterno, sempre con funzione PET Immunity, con le stesse caratteristiche del precedente rivelatore, ha sempre una portata di 12 metri, un pochino più ristretta a quella che è la sua apertura di 90 gradi, e in questo caso abbiamo la fotocamera integrata. Grazie a questa fotocamera, come abbiamo visto per il sensore volumetrico all'interno, possiamo ricevere le immagini e sono sempre tre immagini a seguito di evento di allarme o eventualmente a seguito di richiesta. In questo caso, con questo dispositivo, abbassando leggermente quella che è la risoluzione dell'immagine che abbiamo inviata, possiamo riceverne sei sia a seguito di allarme che a seguito di richiesta. Essendo un dispositivo d'esterno, magari c'è bisogno di avere qualche frame in più di quella che è la situazione che andiamo a richiedere oppure la situazione in caso di allarme. Quindi, grazie all'eventuale riduzione di quelle che sono di quella che è la dimensione dell'immagine, riusciamo ad avere sei fotogrammi. A completare quelli che sono i rivelatori, abbiamo quei rivelatori ad effetto tenda, quindi abbiamo due rivelatori ad effetto tenda, che è il 1051-108, un semplice infrarosso con portata 8 metri da 10 gradi. Come vedete dai diagrammi inferiori, è un rivelatore a tenda che ci permette di essere installato sia in modalità orizzontale che verticale, quindi eventualmente a protezione di una finestra dall'interno nel momento in cui andiamo ad effettuare la tenda verticale, ma eventualmente dovendo proteggere magari l'accesso da un abbaino oppure da una bocca di lupo, possiamo tranquillamente installarlo in modalità orizzontale, realizzare la tenda orizzontale e quindi avere la protezione anche nel momento in cui avviene un'effrazione da questa tipologia di accessi o di finestre. Ad affiancarlo abbiamo il 1051-107, che in questo caso è un rivelatore sempre a tenda, ma è un doppia tecnologia, quindi infrarosso e microonda, e può essere installato all'esterno. La copertura è di 8 metri e 10 gradi di angolo di apertura. Come vedete, riesce a proteggere tranquillamente quelle che sono le nostre finestre, quindi l'accesso dall'esterno delle nostre finestre. Ma eventualmente sfruttando la sua ampia apertura possiamo andare a proteggere più finestre contemporaneamente, sempre rimanendo all'interno del suo range di copertura, e magari con un solo dispositivo riusciamo a coprire quelle che sono più accessi contemporaneamente. Quindi andremo anche in questo caso a risparmiare sull'eventuale installazione di più dispositivi, perché con uno solo riusciamo a proteggere più accessi contemporaneamente. A completare quelli che sono i dispositivi volumetrici infrarossi e doppia tecnologia, abbiamo quelli che sono i contatti magnetici. Disponiamo di due dispositivi: contatto magnetico semplice con il suo riscontrino a corredo, il 1051-201 e il 202, che sono identici, cambia solo la colorazione. Quindi abbiamo la colorazione bianca e marrone per cercare di soddisfare un po' tutte le esigenze installative. Solitamente le porte sono marroni, si usa il 202, ma ormai anche l'installazione di molte finestre risultano essere di colore marrone. E comunque per la classica finestra bianca abbiamo tranquillamente il 1051-201, quindi il contattino magnetico bianco. Oltre a questi due, sono affiancati dal dispositivo un pochino più evoluto, quindi il 1051-203. Anche qui è un contatto magnetico col suo riscontrino di bordo, ma vedremo che grazie a una sua scheda elettronica interna, quindi abbiamo un approfondimento di quello che è il dispositivo, perché oltre ad essere un semplice contatto magnetico sfruttabile con il suo riscontro di bordo, nella sua scheda elettronica abbiamo a disposizione una morsettiera in cui possiamo andare a collegare eventualmente un secondo contatto magnetico, quindi con lo stesso dispositivo gestire due aperture, magari la finestra ed eventualmente la persiana, oppure nel momento in cui abbiamo una tapparella a seguito della finestra potremo proteggere sia l'apertura della finestra che, installando quello che è il sensore di controllo a tapparella a filo, eventualmente anche l'apertura di tapparella. Nel momento in cui andiamo ad installare quello che è il sensore per tapparelle, possiamo andarlo ad associare a settori diversi in modo tale da eventualmente effettuare un inserimento o solamente delle tapparelle esterne oppure solamente della finestra o magari combinato con tutte e due. Quindi l'estate tranquillamente potrei andare ad essere protetto con l'eventuale apertura della tapparella, ma a dormire tranquillamente con la finestra aperta per far circolare un po' d'aria all'interno dell'ambiente. Questo è l'unico dispositivo, inoltre, che sempre grazie alla sua morsettiera
può essere programmato come ingresso chiave, quindi eventualmente, grazie alla sua programmazione come chiave e al collegamento sulla morsettiera di un contatto normalmente chiuso che si apre a seguito del nostro intervento, possiamo andare ad effettuare inserimenti e disinserimenti in centrale grazie a un dispositivo che andremo a connetterci, quindi una chiave meccanica, una chiave elettronica o quello che volete voi. Quindi la centrale dispone eventualmente anche di un ingresso chiave ausiliario. A completare i dispositivi abbiamo la sirena per esterno, quindi ricordo che la centrale dispone di quella che è una sirena interna ed eventualmente è disponibile, come vedete, la sirena per esterno. Ha tutta una serie di programmazioni a DIP switch all'interno, quindi possiamo programmare il ciclo di sonata, possiamo programmare eventualmente anche l'emissione sonora, quindi nel momento in cui magari è installata in un ambiente un po' chiuso, dove rimbomba molto il suono e potrebbe essere molto fastidioso, potremmo andare a impostare il livello di suono in base a quella che è l'esigenza. Grazie ai LED che abbiamo a bordo abbiamo il feedback della memoria allarme, quindi nel momento in cui torniamo nella nostra abitazione basta un colpo d'occhio alla sirena e potremo già vedere e visualizzare se per caso il nostro impianto è andato in allarme. Sempre con i LED abbiamo lo stato impianto, quindi la centrale, la tastiera ci può avvisare se il nostro impianto è disinserito o inserito, magari chi esce prima, chi esce dopo di casa, il primo che rientra, non sapendo precisamente se chi è uscito per ultimo è inserito o disinserito all'allarme, sempre un semplice colpo d'occhio alla sirena e si avrà l'informazione di quello che è l'impianto inserito o disinserito. A disposizione quella che è la protezione dell'apertura, quindi abbiamo a disposizione un tamper che segnala l'eventuale manomissione della sirena. L'alimentazione è fornita con quattro batterie da un volt e mezzo di tipo D, quindi sono i classici torcioni che l'installatore può reperire facilmente sul mercato senza dover andare a cercare batterie particolari in caso di sostituzione. Nel valore tipico di autonomia della batteria, in base all'uso, qui abbiamo 5 anni di autonomia, solitamente senza troppe suonate quotidiane. Il livello sonoro, come vedete, è di 110 decibel a 1 metro, impostato nel suo massimo livello, quindi una bella potenza di suono, e abbiamo la sirena che è protetta a quelle che sono le eventuali infiltrazioni di acqua. L'ultimo dispositivo che è stato associato all'impianto, quindi una novità degli ultimi mesi, è il LED di segnalazione, un accessorio che ci permette di informare il nostro utente finale se l'impianto è inserito o disinserito, seppure ha ricevuto degli allarmi. Quindi il classico sensore che magari installo fuori la porta del mio ambiente protetto, nel momento in cui torno, ho l'informazione dello stato del mio sistema. Grazie al suo LED a bordo, come vedete, indica se il sistema è disattivato, se il sistema è in allarme o se il sistema è attivo totale o parziale. Quindi abbiamo a colpo d'occhio al nostro rientro quella che è la segnalazione della situazione del nostro impianto. Il LED è bicolore, verde e rosso, in base alle segnalazioni che deve dare alla sua colorazione di accensione. Adesso vediamo quella che è la programmazione dell'applicazione My Zeno per gestire l'impianto da utente finale e passo la parola a Stefano Merlo per la descrizione di queste due slide. Sì, grazie mille. Allora, cosa dire? Dopo aver visto questa carrellata dei dispositivi della Zeno, che ovviamente compongono tutta la nostra, diciamo, gamma di prodotti via radio, passiamo a vedere la parte legata alle applicazioni, quindi alla possibilità di gestire poi tutto il nostro anticorpo Zeno tramite l'app MyZeno, dedicata alla centrale. Che come bisogna fare per utilizzare questa centrale? Prima di tutto c'è una fase di registrazione. Questa fase di registrazione deve essere fatta sul portale myzeno.urmet.com, scusate. E questo sito, questa pagina all'interno della quale poi voi dovete andare a registrare tutti i dati del cliente, il nome, il cognome, l'email, il numero di telefono, il numero seriale della centrale che è stampigliato sia sulla scatola che sul bordo della centrale, e a quel punto associate praticamente la centrale e l'impianto a quello che è l'app del cliente. Ovviamente tutta questa operazione può essere fatta anche in maniera preventiva a banco, quindi prima di andare dal cliente l'installatore può tranquillamente fare tutta questa operazione, memorizzare la centrale, eventualmente fare già tutta l'associazione dei sensori con la centrale e quindi già provare a priori il funzionamento dell'applicazione. L'unica accortezza è che nel momento in cui si decide di ritornare dal cliente e ristallare l'impianto,
tutta la registrazione fatta con l'app, se è stata fatta con le credenziali da installatore, dovranno poi essere ovviamente annullate per dare la possibilità di registrare questa centrale sotto le credenziali dell'utente finale, che sarà poi quello che dovrà utilizzare in tutto e per tutto l'antifurto. Passando alla prossima slide, che cosa presentiamo? Presentiamo l'app vera e propria. Vi dicevo prima che questa registrazione viene fatta quindi sul portale myzeno.urmet.com. Successivamente abbiamo poi migliorato ulteriormente questa funzionalità della registrazione, perché abbiamo integrato direttamente all'interno dell'app, che voi potete scaricare sia sui portali Android che su quello iOS, e quindi a seconda dello smartphone che avete a disposizione avete l'app dedicata. Questa operazione di registrazione la potete fare direttamente sull'app, quindi non dovete più neanche perdere tempo, andare su Internet Explorer, andare a aprire l'applicazione su Internet e fare la registrazione. Lo fate tutto quanto direttamente sull'app, quella che poi sarà l'app che utilizzerà il cliente in tutto e per tutto. Bene, lascio la parola di nuovo a Marzio, che prosegue con la spiegazione tecnica dell'utilizzo dell'app e di tutte le sue funzionalità. Grazie Stefano. Allora, come vedete, l'app MyZeno è quella che ci permette di controllare il nostro impianto da remoto, quindi l'utente finale avrà questa applicazione a disposizione per gestire il suo impianto e questa applicazione ci permette di attivare, disattivare e parzializzare l'impianto, quindi possiamo gestire completamente il nostro impianto nelle sue attivazioni e disattivazioni. Ci permette di vedere lo stato dei dispositivi presenti nel sistema, quindi l'applicazione avrà una comunicazione costante con la centrale e nel momento in cui uno dei nostri dispositivi ha una problematica di batteria bassa, di circuito guasto o qualsiasi altra anomalia, viene trasmessa all'applicazione e quindi saremo informati di questa anomalia. Grazie alle applicazioni, quindi possiamo andare a vedere quello che è lo storico del sistema, quindi oltre ad eventualmente ad entrare nella tastiera ad entrare nel menu di centrale tramite la sua tastiera, grazie all'applicazione possiamo andare a scorrere lo storico e vedremo nelle slide successive che è molto più intuitivo. L'applicazione ci permette, come abbiamo detto finora, di visualizzare le immagini ricevute dai sensori con fotocamera a seguito di evento di richiesta, quindi è proprio lei che ci permette di vedere quelle che sono le fotografie scattate dai nostri dispositivi con fotocamera. Eventualmente possiamo variare quelle che sono le password degli utenti, quindi possiamo andare a gestire anche gli utenti dalla stessa applicazione senza dover entrare nel menu della centrale. Oltre a gestire gli utenti, quindi possiamo andare a creare e modificare codici di attivazione e disattivazione, quindi eventualmente nel momento in cui in casa abbiamo un ospite, quindi ospitiamo una persona, un amico, un conoscente, possiamo tranquillamente andargli a dare la gestione del nostro impianto nel momento in cui lui esce o rientra autonomamente dalla nostra abitazione e quindi gli daremo un codice provvisorio che nel momento in cui andrà via tramite l'applicazione possiamo tranquillamente andare ad eliminare. L'applicazione inoltre ci permette di configurare quello che è l'invio delle notifiche push e delle mail, quindi impostare quelle che sono le notifiche che vogliamo ricevere oppure quelle che non vogliamo ricevere tramite questo canale. Possiamo inviare le informazioni, quindi creare indirizzi email secondari, quindi inviare le nostre notifiche di email a seguito di evento, magari a altre persone, che so, alla moglie oppure ai figli oppure a un parente prossimo che si occupa magari della gestione dell'immobile nel momento in cui non siamo in casa. E oltretutto, cosa molto importante, possiamo andare ad effettuare delle esclusioni o delle inclusioni sui nostri dispositivi. Nel momento in cui magari siamo fuori casa, il nostro impianto comincia a suonare perché magari un nostro dispositivo all'interno dell'abitazione potrebbe avere una problematica, magari sapete il ragnetto che si deposita sull'ascensore, la ragnatela fatta che fa scattare continuamente il nostro dispositivo. Grazie all'applicazione potremo andare ad effettuare quella che è un'esclusione, lasciare l'impianto protetto, non dover correre a casa per disinserire il disturbo che stiamo dando ai vicini e tranquillamente continuare ad avere il nostro ambiente protetto senza problemi. Nella particolare, come vedete, vediamo la descrizione e le pagine dell'applicazione MyZeno. Come vi stava dicendo Stefano, la registrazione della centrale che prima veniva fatta tramite il sito internet, tuttora può essere fatta tramite il sito internet, ma comunque sì, abbiamo la facilità di poterla fare grazie all'applicazione. Quindi con il tasto nuovo utente andremo ad effettuare quella che è la registrazione della centrale. Quindi dovremo inserire quelle che sono le credenziali con le quali vogliamo gestire il nostro impianto e quindi accedere all'applicazione. Inserire un indirizzo email sul quale ricevere le eventuali comunicazioni per registrare la centrale
L'importante è registrare il suo MAC address, quindi sulla centrale troverete un piccolo adesivo sul fianco della centrale che riporta il MAC address della centrale. Le prime tre cifre, come vedete, già sono inserite perché individuano la famiglia di dispositivi Zeno. Le altre tre cifre sono personalizzate da impianto a impianto, quindi vi basterà leggere le cifre sull'adesivo ed inserirle all'interno dell'applicazione. Inoltre avete la possibilità di nominare la vostra centrale. Questo perché l'applicazione ci permette la gestione di più impianti contemporaneamente, quindi se magari avete più immobili controllati con lo stesso sistema Zeno, quindi dove in ogni immobile è installata una centrale diversa, tramite la stessa applicazione e la stessa credenziale possiamo andare a gestire quelle che sono le nostre centrali contemporaneamente. Quindi non dovremo avere un'utenza per ogni centrale, ma con la stessa utenza riusciremo tranquillamente a gestire le nostre centrali. C'è una procedura per fare l'acquisizione, quindi anche qui è abbastanza guidata, dovete spengere e riaccendere la centrale. Alla riaccensione la centrale fa un suo collegamento con il cloud in automatico e in quel momento dovete andare ad effettuare quella che è la registrazione della centrale Zeno. Questa è la pagina principale dell'applicazione MyZeno, quindi dove vedete viene riportato quello che è lo stato dell'impianto, quindi nella parte centrale alta avete i tasti per inserire e parzializzare il vostro impianto e scegliere quale zone andare a parzializzare. Avete anche le informazioni dello stato di connessione della centrale, quindi l'eventuale segnale GSM ricevuto dalla centrale e la connessione con il cloud. Nella parte bassa invece è evidenziato lo stato del sistema, quindi dove vengono riportate quelle che sono le anomalie di centrale, gli eventuali stato dei sensori, quindi se i nostri sensori sono in allarme oppure no. Solitamente un contatto magnetico, una finestra lasciata aperta viene evidenziata tranquillamente in questa sezione. Ed in ultimo abbiamo quella che è la sezione che ci individua le eventuali anomalie presenti nel sistema, quindi tutte quelle che sono le anomalie del sistema vengono riportate in questa sezione qui. Nella parte bassa poi avete il menu per muovermi tra la parte home, tutti i dispositivi, le eventuali telecamere, quindi vedere le eventuali immagini e lo storico del sistema. Questo è come si presenta l'analisi dello storico del sistema, quindi dello storico della centrale. Come vi ho detto, tranquillamente potete analizzarlo da centrale, ma come vedete qui già avete quella che è un'icona che vi individua la tipologia di evento registrato all'interno della memoria. Semplicemente già colpo d'occhio riuscite a capire che tipologia di evento state analizzando, quindi il lucchetto aperto e chiuso individua quelle che sono le attivazioni e le disattivazioni, gli ingranaggi individuano quelle che sono le eventuali anomalie o impostazioni centrali e gli allarmi vengono evidenziati con l'icona rossa di un omino che corre appositamente per dare più risalto a questa tipologia di eventi. Come vedete nella parte alta della schermata avete la possibilità di inserire dei filtri per restringere quella che è la ricerca degli eventi che state controllando. Questo è come si presenta l'applicazione nel momento in cui andate ad analizzare le immagini ricevute dai vostri dispositivi, quindi avrete le immagini, andrete a scegliere le immagini che volete vedere, le aprite e automaticamente vi compare l'immagine registrata dal dispositivo che magari ha generato l'allarme o che avete richiesto voi l'invio del fotogramma. In ultimo avete quella che è la parte di impostazione, quindi dove andate ad inserire l'indirizzo email dell'utente master, quindi l'indirizzo con il quale gestite tutta quanta l'applicazione, la gestione della centrale, quindi controllare quello che è il MAC address della centrale acquisita e l'eventuale nome che abbiamo dato alla centrale. Eventualmente nel momento in cui cambiamo casa, smontiamo il nostro impianto dall'abitazione in cui ci troviamo, andiamo nella nostra nuova abitazione, tranquillamente andiamo a reinstallare il nostro impianto e nel momento in cui dobbiamo modificare il nome dall'applicazione con la gestione centrale possiamo tranquillamente andare a modificare il nome associato alla centrale. Avete la possibilità, come vedete, nella sezione notifiche di gestire quelle che sono le eventuali informazioni che ricevete tramite mail o tramite notifiche push, l'inserimento e il disinserimento dei nuovi utenti e dei nuovi codici tramite la sezione codici, l'esclusione e l'inclusione, come dicevamo prima, dei dispositivi, quindi nel momento in cui un nostro dispositivo non è perfettamente funzionante, tramite questa sezione possiamo andarlo ad escludere dal sistema momentaneamente fino al suo ripristino, e infine avete i contatti per l'assistenza tecnica Urmet grazie al tasto informazioni. Prima di andare avanti lancerei il nostro terzo sondaggio e vi andiamo a chiedere in questo caso: posso registrare la centrale sul cloud con l'app MyZeno? In questo caso le risposte trovate sì, allo stesso modo come posso fare col PC. No, devo utilizzare per forza il computer, l'applicazione non mi permette di fare questa tipologia di registrazione. Oppure sì, devo essere connesso con la centrale, quindi l'applicazione deve essere connessa con la centrale.
Vi diamo qualche secondo per rispondere sull'opzione che ritenete più corretta ed inviarci la vostra risposta. E successivamente andremo insieme a condividere quelli che sono i risultati e quindi analizzare i risultati. Come vediamo, l'89% di voi ha risposto correttamente, sì, allo stesso modo dell'utilizzo del PC. Quindi, come ricordo, l'applicazione permette la registrazione della centrale nel cloud per la gestione con l'app Mezzeno, così come posso effettuare la registrazione tramite il PC. Possiamo andare avanti e chiudere quelli che sono i risultati. Abbiamo terminato quella che è la descrizione della centrale Mezzeno, quindi prima di passare alla descrizione della centrale 1067, vi ricordo che avete a disposizione una documentazione scaricabile, quindi tramite il PC potete aprire la dashboard sempre con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione documenti scaricare i documenti a disposizione, troverete quella che è la presentazione che stiamo mostrando in questo momento e le brochure illustrative delle due tipologie di centrali. Se invece utilizzate dispositivi mobili, troverete la possibilità di scaricare la documentazione con il tasto salva. Andiamo avanti e introduciamo quella che è il sistema antintrusione 1068, quindi la nostra nuova centrale antintrusione ibrida, affiancherà la piccola di gamma 1061006. Vedremo che il sistema 1068 ha fatto un salto tecnologico in avanti non indifferente per quanto riguarda quelli che sono i prodotti Intelliver. Abbiamo una piccola centrale ma con prestazioni elevate. La centrale quindi è una centrale di tipologia con bus multifunzione dove andremo a collegare i nostri dispositivi per gestire l'impianto. A bordo abbiamo 5 ingressi che sono espandibili fino a 21, quindi la centrale gestisce fino a 21 dispositivi e questi 21 dispositivi possono essere sia filari che radio o eventualmente anche totalmente radio. La parzializzazione dei dispositivi che andremo a connettere in centrale può avvenire fino a 4 zone diverse, quindi abbiamo la possibilità di settorizzare l'impianto che stiamo realizzando in 4 settori differenti. La certificazione sulla norma N50131 è di grado 1, ricordo che la norma 50131 è la norma che regola l'installazione degli impianti antintrusione, quindi in questo caso è stato dato un grado 1. Come vedete la centrale è contenuta in un box plastico bianco con linee arrotondate, quindi è molto discreta e poco invasiva. Sul frontale trovate tre piccoli LED che ci riportano lo stato di funzionamento del sistema, quindi l'eventuale presenza rete, l'eventuale presenza di anomalie e lo stato delle nostre zone, quindi se sono inserite oppure disinserite. La chiusura, in questo caso, è stata effettuata con delle viti con impronta a croce e non più con delle brucole come succedeva in passato per facilitare l'apertura e la chiusura del coperchio. E all'interno è possibile alloggiare quella che è una batteria da 12 volts 7 ampere. Tra le caratteristiche principali del sistema troviamo la possibilità, in questo caso, di programmare la centrale, oltre che con la tastiera di bordo, quindi con la tastiera di prenotazione, andremo a programmare la nostra centrale con un'app dedicata per tablet che vedremo successivamente. Quindi non utilizzeremo un computer, ma utilizzeremo un tablet per programmare il nostro sistema. In questo caso, la gestione dell'impianto, per quanto riguarda l'utente finale, viene assicurata tramite l'app Urmet Secure, ormai è già un po' di tempo che è sul mercato per quanto riguarda Urmet, anche questa l'approfondiremo sulle slide successive. Nella nuova centrale è possibile effettuare l'aggiornamento firmware della centrale e delle periferiche direttamente tramite l'applicazione o tramite la centrale con una schedina micro SD, sulla quale, come vedete, è possibile anche memorizzare la configurazione, quindi eventualmente fare un backup della configurazione e tenerla da parte in caso di emergenza su una schedina micro SD. Inoltre, come abbiamo detto, essendo una centrale ibrida, abbiamo una scheda che ci permette di acquisire quelli che sono i dispositivi della famiglia Zeno, quelli che abbiamo appena visto della famiglia 1051, ad eccezione dei sensori con fotocamera, grazie a questa scheda radio, quindi ci permette di avere una centrale ibrida che gestisce sia dispositivi filari che radio. Inoltre abbiamo la possibilità di avere un menu multilingue, abbiamo come vettori di comunicazione combinatori PSTN, GSM e scheda di rete IP che ci permette di avere notifiche push e notifiche mail, oltre a quelle che sono i messaggi vocali e gli SMS. Inoltre i messaggi che possiamo ricevere vocali sono di modalità avanzata perché oltre a ricevere quello che è l'eventuale evento generato, quindi l'eventuale evento magari di allarme o di manomissione, riceviamo anche nel particolare quello che è il dispositivo che ha generato l'evento e la zona su cui si è generato l'evento. Quindi abbiamo un'informazione completa di che cosa sta succedendo sul nostro impianto. Anche qui la centrale, come per la Zeno, permette la trasmissione dei protocolli digitali IDP, quindi anche qui possiamo trasmettere tranquillamente le informazioni in caso di allarme a quelli che sono le sale operative degli istituti di vigilanza.
Quindi è una piccola centrale, ma può essere tranquillamente installata nei locali commerciali o negli uffici dove solitamente viene richiesta questa tipologia di collegamento. Tra le caratteristiche funzionali troviamo la possibilità di programmare i nostri ingressi in modalità normalmente aperto e normalmente chiuso, la possibilità di bilanciare singolarmente il nostro dispositivo oppure di avere un doppio bilanciamento per avere informazioni più dettagliate. Ed eventualmente direttamente in morsettiera possiamo andare a connettere quelli che sono i nostri dispositivi con ingressi veloci, quindi eventuali sensori inerziali o sensori a controllo delle aperture delle tapparelle possono essere connessi direttamente sul morsetto della centrale che permette la gestione di questi ingressi veloci. La centrale permette di associare delle funzioni ausiliarie all'ingresso, come eventualmente la funzione gong, luce di cortesia, apriporta, quindi i nostri dispositivi riescono a svolgere delle funzioni ulteriori, oltre a quelle che sono gli allarmi antintrusione, quindi la funzione gong è un po' quella campanello che abbiamo visto per la centrale Zeno, quindi in questo caso la tastiera ci darà un'informazione tramite il suo buzzer nel momento in cui il sensore va in allarme. Luce di cortesia, apriporta, ci permette di effettuare delle piccole automazioni con i nostri dispositivi, magari effettuare l'accensione di una luce automatica al nostro passaggio, quindi quando il nostro dispositivo andrà in allarme, automaticamente un'uscita della centrale accenderà l'eventuale luce della zona interessata, o apriporta, ugualmente a quella che è l'accensione della luce, potrebbe aprire un'elettroseratura e quindi permetterci di arrivare ad un'uscita già con la porta sbloccata. Oltre a quelli che sono gli allarmi antitrusione, gestiamo allarmi tecnologici, coercizione e soccorso, quindi per allarmi tecnologici possiamo andare a gestire magari quei dispositivi non prettamente inerenti all'allarme antitrusione, ma avere delle informazioni di carattere di servizio, magari un congelatore che si è guastato, una caldaia che si è bloccata o un condizionatore che non sta più funzionando correttamente. La coercizione e il soccorso, come abbiamo visto per la famiglia Zeno, per l'allarme, la centrale antitrusione Zeno, è analoga, quindi hanno le stesse funzioni, l'eventuale disinserimento sotto minacce e quindi l'invio delle informazioni per avere richiesta di soccorso e il soccorso propriamente per avere un soccorso in caso di emergenza. In questo caso le uscite della centrale possono essere specializzate per qualsiasi evento che viene generato dalla centrale, quindi non abbiamo un limite, ma tutti gli eventi che sono generati dalla centrale possono tranquillamente essere associati a quelle che sono le uscite che andiamo a programmare. Inoltre, tra le altre funzioni, abbiamo la possibilità di avere un avviso se la nostra SIM sta scadendo, quindi nel momento in cui magari ci dimentichiamo quella che è la ricarica della nostra SIM, abbiamo la possibilità di avere un ricordo da parte della nostra centrale, quindi ci permetterà di evitare che il gestore telefonico disabiliti la nostra scheda a seguito di una non ricarica e eventualmente il ribaltamento degli SMS, quindi tutti quegli SMS che arrivano sulla scheda SIM della centrale, tutte le informazioni che il gestore magari invia sulla scheda SIM, possiamo decidere di ribaltarli sul nostro numero a piacere, quindi saremo sempre informati di tutti quelli che sono gli SMS che vengono inviati all'interno della centrale. Qui vediamo quello che è l'architettura del sistema, quindi la completezza del sistema. Come vedete, la centrale dispone di due bus, un bus interno dove andremo a collegare quelle che sono le nostre schede di comunicazione con il mondo esterno ed il modulo radio, e un bus esterno dove andremo a collegare gli organi di comando e le eventuali espansioni. All'interno della centrale, come vedete, andiamo ad installare quello che è il modulo radio 1068011, che ci permette la gestione dei dispositivi della famiglia Zeno 1051, ad eccezione di quelli che sono i dispositivi con fotocamera. Abbiamo i due combinatori che ci permettono di interfacciare la centrale con l'esterno, quindi il combinatore PSTN per collegarlo a una linea telefonica cablata, quindi alla classica linea telefonica analogica. A bordo, come vedete, ha una morsettiera che permette sia il collegamento della linea entrante che eventualmente la derivazione ai telefoni interni all'ambiente protetto. A bordo dispone anche di un LED che ci informa dell'impegno della linea urbana a seguito di evento. L'altro combinatore è il combinatore GSM GPRS 1068458. In questo caso ci permette di interfacciare la centrale alla rete cellulare. Come vedete, ha già a bordo quella che è un'antennina da alloggiare in centrale, ma nel momento in cui andremo ad installare la centrale, magari in un punto dove la ricezione del segnale GSM è debole, potremmo tranquillamente andare ad acquistare quella che è l'antenna esterna con 5 metri di cavo e quindi magari posizionarla in un punto di ricezione più favorevole. Il combinatore può essere GSM e anche GPRS, perché grazie alla tecnologia GPRS possiamo inviare informazioni di protocolli digitali alle sale operative di vigilanza.
Inoltre abbiamo la scheda di interfaccia IP, che è quella che ci permette di interfacciare la nostra centrale con il mondo esterno attraverso internet. Quindi in questo caso, grazie a questa scheda e grazie alla connessione ad una linea internet, possiamo andare a gestire la nostra centrale con l'app Ormat Secure e collegando eventualmente le telecamere al sistema, alla rete LAN della centrale, vedremo che l'app Ormat Secure ci permette di gestire anche la videosorveglianza. Eventualmente invece nel bus esterno andremo a collegare quelli che sono gli organi di comando, quindi abbiamo un bus esterno che ha una lunghezza estensibile massima di 400 metri, permette un collegamento sia entro esci che eventualmente in parallelo ed a stella. Abbiamo la possibilità di connettere quelli che sono gli organi di comando come una tastiera con display che vedremo successivamente e i lettori di chiave elettronica a contatto 167.336 e il lettore di prossimità 168.435. Inoltre abbiamo l'espansione filare da 8 ingressi e 3 uscite, la 167.008A. Come vedete il codice 167 ci informa che sono dispositivi che vengono ereditati dal sistema 167. Quindi in questo caso si viene incontro all'installatore che magari potrebbe avere in magazzino dei pezzi avanzati da un altro impianto oppure una scorta in caso di necessità, in caso di riparazione, potrà tranquillamente utilizzarla nel nostro nuovo sistema DC68. Il lettore di prossimità invece non è ereditato, ma è stato rivisitato perché è stato all'interno del lettore è stata aggiunta la tecnologia MiFAR Plus per avere una sicurezza maggiore con i dispositivi di prossimità. Andando avanti, vediamo quella che è la configurazione massima del sistema, quindi in questo caso tutto ciò che possiamo andare a connettere nel nostro impianto. Come abbiamo detto, la centrale gestisce 21 ingressi filari in radio, quindi o andiamo a collegare 21 ingressi cablati, oppure potremmo collegare eventualmente, grazie al modulo radio da installare in centrale, 21 dispositivi radio, tra cui 8 telecomandi, 4 tastiere, 4 sirene e 21 dispositivi di rivelazione senza fili. Eventualmente possiamo anche effettuare impianti ibridi, quindi una parte dei dispositivi saranno cablati e una parte dei dispositivi saranno senza fili wireless. Per quanto riguarda gli organi di comando, abbiamo la possibilità di inserire fino a 8 tastiere di comando e a bordo della centrale abbiamo la possibilità di connettere quella che è una tastiera di servizio che non va a sommarsi alle 8 tastiere totali. Quindi anche nel momento in cui andremo a saturare il nostro impianto con tutte le tastiere, potremo sempre andare a effettuare la nostra manutenzione con una tastiera di servizio. Per quanto riguarda gli inseritori di prossimità e a contatto, ne possiamo inserire fino a 8 in configurazione mista, con i quali possiamo gestire fino a 16 chiavi, anche qui in configurazione mista, che possono essere sia di prossimità che di contatto elettronico. Per quanto riguarda le espansioni, invece, possiamo inserire al massimo due espansioni, 8 e 8, 16, e 5 dispositivi di bordo sono 21, e quindi completiamo il nostro sistema. Prima di andare avanti, lanciamo il nostro quarto sondaggio e vi veniamo a chiedere: la sintesi vocale è una scheda opzionale oppure è integrata nei combinatori? Tra le risposte trovate, è integrata solo nel combinatore PSTN, è una scheda opzionale oppure è integrata in entrambi i combinatori. È un sondaggio appositamente per lanciare un argomento che non ho parlato finora e quindi ci permetterà di dare lo spunto per descrivere quest'altra caratteristica della nostra centrale. Quindi aspettiamo ancora un attimino che tutti possano rispondere e condividiamo quelli che sono i risultati. Bene, come vedo già l'82% di voi è informato su quanto riguarda i combinatori GSM e PSTN, il 18% invece ci dice una scheda opzionale, quindi scoprirete che la sintesi vocale è integrata in entrambe le schede, quindi sia che voi prendete il combinatore PSTN, sia che prendiate quello che è il combinatore GSM, trovate già all'interno la sintesi vocale, quindi non dovete più andare ad acquistare una scheda ulteriore, ma è già compresa all'interno del sistema. Questo è sempre un aiuto in più per l'installatore che non dovrà avere un codice ulteriore da dover acquistare per andare a realizzare il proprio impianto. Possiamo andare avanti nella presentazione e per la spiegazione delle prossime slide lascio la parola a Stefano. Sì, grazie della parola. Allora, proseguiamo adesso con la parte riguardante alcune funzioni particolari che la nostra centrale 1068
al suo interno nella programmazione. Quindi, nonostante appunto sia una centrale di fascia piccola come dimensioni e numero di sensori, comunque ci consente di andare a gestire una serie di funzioni al suo interno molto particolari e spesso utili. Una di queste, ad esempio, è il programmatore orario settimanale, quindi è una soluzione, una programmazione particolare che ci consente di dare una sorta di automazione a livello di comandi in modo settimanale e in maniera ripetitiva nell'arco della settimana. Quindi ogni giorno della settimana io posso andarlo a programmare come prefestivo, come festivo o come feriale e a quel punto andare poi a dare per ogni singolo giorno della settimana che ho impostato dei comandi in maniera automatica. Ad esempio l'attivazione e la disattivazione delle zone. Posso andare a gestire la disattivazione e l'attivazione delle uscite comandabili, oppure andare a comandare e a disabilitare o abilitare i codici e le chiavi utente. Questo, ad esempio, potrebbe essere una utile funzione da gestire quando, ad esempio, abbiamo la colf che a casa deve venire a fare le pulizie, piuttosto che in un'azienda quando deve entrare l'impresa di pulizia per pulire gli uffici. Quindi noi diamo degli orari ben specifici per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita di queste persone all'interno dell'impianto e a quel punto se la colfa arriva in un orario che non è quello prestabilito dal programmatore orario, ovviamente il codice o la chiave a lei associata non potrà dare l'attivazione, la disattivazione dell'impianto e quindi farla entrare all'interno dell'abitazione. Quindi questa, ad esempio, è una funzione molto, molto utile per quanto riguarda la programmazione. Passando alla slide successiva. Vediamo invece che cosa si può fare invece a livello di telegestione, quindi l'utente tramite una chiamata vocale oppure tramite un SMS può effettuare quella che è la telegestione verso la centrale stessa. Quindi possiamo andare ad attivare e disattivare delle zone, escludere degli ingressi, possiamo andare ad inserire anche delle zone tramite un SMS, quindi se io non ho eventualmente internet a casa e quindi non sfrutto quella che è la parte IP della centrale con il collegamento internet, posso comunque interagire tramite messaggio SMS o tramite messaggio vocale con la mia centrale e quindi sopperire a una mancanza legata alla linea internet sull'impianto. Se passiamo alla successiva slide, vediamo invece come possiamo andare, ad esempio, a sfruttare quella che si chiama telegestione a costo zero. Quindi è un modo per poter gestire dei comandi in maniera del tutto gratuita. Quindi chiamiamo la centrale equipaggiata con il nostro modulo GSM. La centrale cosa fa? Ci risponde. Riconosce, diciamo, quello che è la nostra chiamata dall'esterno perché lo riconosce dai numeri telefonici che sono memorizzati, ma non risponde alla chiamata. A quel punto, al terzo squillo, noi chiudiamo la telefonata. Ovviamente, con la programmazione di questa funzionalità, la centrale automaticamente, quando sentirà la chiusura della telefonata, manderà, ad esempio, il comando di apertura sul contatto relay che c'è sulla centrale che noi sfruttiamo ad esempio per andare ad aprire il cancello carraio all'esterno della casa. Quindi possiamo tranquillamente anche qui utilizzare quello che è il comando SMS, cioè la chiamata diciamo telefonica GSM verso la centrale, senza dover per forza avere l'applicazione e internet all'interno del nostro impianto. Se andiamo a vedere ulteriormente una slide successiva, di che cosa si parla? Si parla del text-to-speech, cioè la registrazione di quelli che sono i messaggi del nostro combinatore telefonico. Fino ad oggi cosa dovevamo fare? Dovevamo impostare il messaggio vocale, quello principale, dire allarme in corso, abitazione in via Pinco Pallino e andare a memorizzare tramite un microfono tutti i singoli messaggi a seconda della zona, del tipo di ingresso di allarme e via dicendo. Oggi ci viene in aiuto quello che è questa funzione text-to-speech, dove la centrale acquisisce tramite quello che noi andiamo a digitare e a descrivere come stringa
sulla tastiera, va a prendere queste informazioni e le porta direttamente all'interno del messaggio vocale quando ci deve inviare una notifica di allarme direttamente sullo smartphone. Quindi questa funzione migliora e facilita, velocizza decisamente quello che è la programmazione dei messaggi di allarme sulla centrale. Ultima, ma non ultima, slide è quella relativa alle funzioni del cloud. Oggi il cloud è un portale sempre più utilizzato e sempre più che si ingrandisce sempre di più, all'interno del quale noi andremo ad aggiungere sempre più sistemi, funzionalità, interazioni tra i vari sistemi. Quindi Urmet ha un cloud di proprietà, un cloud che è appoggiato su dei server aziendali, quindi server che sono sempre sotto il controllo e la manutenzione dell'azienda. Quindi possiamo anche sopperire ad eventuali blackout, perché siamo noi che controlliamo tutto, quindi non dobbiamo sottostare ad server di terze parti. È un cloud dove oggi possiamo appoggiare non solo l'app Secure, che è l'app che vedremo successivamente dedicata al cliente finale per la gestione dell'impianto 1068, ma è un cloud dove noi oggi andiamo ad appoggiare anche quella che è l'app 1068 Set, che l'installatore utilizza per la programmazione dell'impianto. Questo ci consente quindi di fare in modo che le due realtà, il cliente finale e l'installatore, siano interconnesse fra di loro sull'impianto. Ad esempio, se l'installatore deve collegarsi da remoto per verificare un malfunzionamento, per disattivare eventuali zone perché non il cliente preferisce modificare la programmazione che è stata fatta, l'installatore chiede all'utente finale di essere abilitato alla connessione e tranquillamente, sfruttando quindi il cloud, si collega da remoto e va ad interagire con la centrale effettuando tutte le manutenzioni del caso che ne sono necessarie, senza dover andare per forza sull'impianto, ma potendo già vedere da remoto che cosa sta succedendo. Passiamo alla slide successiva e lascio la parola a Marzio, che prosegue nella parte più tecnica della presentazione. Grazie mille Stefano, quindi andiamo avanti nella nostra presentazione e andiamo a vedere quello che è l'adesivo che è stato inserito come novità nel retro del coperchio della centrale. Quindi in questo caso, una volta che voi aprite la vostra centrale, automaticamente girando il coperchio già avete un adesivo che vi informa sulla descrizione dei morsetti sui quali andare a collegare i vostri cavi che avete portato all'interno della centrale e già avete le informazioni di quelli che sono i jumper da spostare per le vostre esigenze installative e il posizionamento, quindi il connettore a vaschetta dove andare a connettere quelli che sono i moduli opzionali, quindi i vostri moduli magari di acquisizione di dispositivi radio, i vostri moduli combinatore esterno GSM, PSTN e la scheda IP. Torna molto utile nel momento in cui venite chiamati magari dal vostro utente finale per un intervento urgente, vi trovate in giro, non avete il manuale con voi a portata di mano perché siete di passaggio. Grazie a questo adesivo avete già una prima informazione di quello che è la descrizione della scheda elettronica della centrale. Quindi se dovete andare a fare una modifica di cablaggio, tranquillamente l'adesivo descrittivo vi aiuta in questo passaggio. Andando avanti, vediamo quella che è l'organo di comando. Quindi, come abbiamo detto, abbiamo una tastiera a disposizione con un display grafico. Il display ha delle regolazioni di contrasto e luminosità che ci permette l'installazione anche in ambienti con magari scarsa luminosità oppure troppa luminosità. Quindi, grazie alle regolazioni del display, riusciamo tranquillamente ad avere sempre una visione ottimale. In più, trovate a bordo quelli che sono i tasti, che sono i LED che sono presenti anche sul coperchio della centrale, quindi i LED che ci riassumono lo stato di funzionamento dell'impianto. E come novità ci sono dei tasti superiori della tastiera che sono programmabili, quindi a ogni tasto posso andare ad associare quello che è un settore del mio impianto e automaticamente effettuare quello che è un inserimento veloce della zona associata al tasto senza dover inserire il codice. Magari funzione che torna molto utile la sera prima di andare a dormire, invece di dover inserire il codice, inserire il settore perimetrale oppure andare a cercare la chiavetta per andare sull'inseritore a inserire il perimetrale, passo davanti alla tastiera, una semplice doppia pressione sul tasto e automaticamente inserirò quella che è la zona associata. Quindi è un aiuto per quanto riguarda la gestione magari dei settori perimetrali per l'utente finale.
L'altra scheda che richiede un po' di approfondimento è l'interfaccia IP per connettere la centrale ad internet, e quindi grazie a questa scheda possiamo interfacciare la nostra centrale ad internet sia con connessione cablata, quindi nel momento in cui riusciamo a passare il nostro cavo LAN, il cavo UTP, con il connettore RJ45 possiamo connettere la centrale LAN, oppure nel momento in cui non riusciamo a connettere il cavo tra il nostro modem router e la scheda possiamo sfruttare la sua tecnologia Wi-Fi, quindi ha una doppia possibilità di connessione Ethernet Wi-Fi e ci permette di impostare la centrale, quindi registrare la centrale all'interno del cloud per essere gestita con l'applicazione. Come vedete dalla fotografia che trovate nella slide, la situazione è molto semplice perché basterà inquadrare quello che è il QR code della scheda e automaticamente andare ad associare quella che è la nostra centrale alla nostra applicazione. Quindi non bisogna essere esperti di rete internet per essere connessa, la scheda già viene fornita di protocollo DHCP, quindi già riceve le informazioni dell'indirizzo IP da parte del modem router senza dover avere impostazioni particolari. Comunque avete sempre la possibilità di impostare un indirizzo statico nel momento in cui andate a connetterla in una rete in cui viene richiesto un indirizzamento particolare. Questi sono tutti i dispositivi della famiglia Radio Zeno che può gestire la centrale grazie alla scheda 1068011. Sono tutti i dispositivi che abbiamo visto precedentemente nella presentazione della centrale Zeno, la centrale wireless Urmet. Come vedete ci sono tutti quanti, ad eccezione, come vi ho detto, di quelli che sono dispositivi con fotocamera, in quel caso non sono gestibili dalla scheda. E la portata è sempre di 2 km, quindi anche qui riuscite ad realizzare impianti e magari a sopperire a quelle richieste di espansione di impianti dove non potete andare a passare i cavi, oppure dove eventualmente vi viene richiesto l'ampliamento di un impianto, l'impianto esistente è vecchio, non permette la possibilità di ampliare con altri sensori, potete tranquillamente andare a sostituire l'impianto esistente con la nuova centrale 1068, dove non riuscite a arrivare con i cavi. Quindi per dispositivi che vengono richiesti potete tranquillamente sfruttare la tecnologia radio che grazie alla portata di chilometri, come vi ho detto, vi permette di soddisfare molte esigenze installative. Prima di andare avanti lanciamo il nostro quinto sondaggio, quindi vi veniamo a chiedere un argomento che abbiamo appena trattato, quindi i dispositivi 1051 della famiglia Zeno sono compatibili con la centrale 1068? Tra le risposte trovate sì, tutti ad eccezione di dispositivi con fotocamera, sì, solamente i contatti magnetici, oppure no, nessun dispositivo è compatibile. Quindi anche qui vi lasciamo un po' di tempo per rispondere alle risposte, a quella che pensate sia la risposta più corretta, di inviarci la vostra scelta, e dopodiché andremo insieme a commentare quello che è il risultato, sperando che l'informazione è passata correttamente. Difatti vedo che la maggior parte di voi ha risposto correttamente. Sì, sono compatibili tutti quanti i dispositivi della famiglia Zeno, ad eccezione di quelli con i dispositivi con fotocamera. Quindi possiamo chiudere quelli che sono i risultati del sondaggio e andiamo avanti con la presentazione, andando a vedere e ad introdurre quelle che sono le app che ci permettono di gestire il sistema 1068. Quindi da parte dell'utente abbiamo l'app Urmet Secure per la gestione dell'impianto. L'applicazione è disponibile sia per piattaforme Android che per piattaforme iOS e anche qui è completamente gratuita. Questa applicazione, come vedrete nella spiegazione delle slide successive, ci permette anche di gestire la parte di videosorveglianza, quindi un'unica applicazione per gestire entrambe le tecnologie. Inoltre, l'installatore in questo caso, come vi ho detto all'inizio, avrà a disposizione l'app Urmet 1068 Set, che ci servirà per configurare e programmare il nostro sistema tramite un tablet. In questo caso l'app è disponibile per piattaforme solamente per piattaforme Android ed esclusivamente per tablet perché è un'app ricca di informazioni, ricca di campi da compilare, graficamente molto completa e il display dello smartphone risulterebbe un pochino troppo piccolino per gestire tutte queste informazioni. Quindi andiamo avanti e lascio la parola a Stefano Merlo per la spiegazione dell'app. Sì, l'app utente, appunto, è l'app Secure, sempre in una logica che dicevo prima di integrazione dei sistemi, qui nasce una delle nostre prime app importanti da questo punto di vista, che è l'app Secure, che integra lato antifurto e lato videosorveglianza in un'unica gestione. Tra le altre cose, una gestione che è integrata, cioè noi possiamo sfruttare un
una gestione delle due parti in modo tale da avere anche un'interazione in maniera automatica. L'App Secure gestisce, acquisisce, ci dà la possibilità di acquisire quindi i dispositivi in rete, possiamo andare a gestire tutte quante le telecamere di videosorveglianza collegate ai nostri dispositivi NVR IP, possiamo andare ad avere questa interazione, ad esempio la visualizzazione delle immagini in live a seguito di un evento di allarme, quindi senza dover passare da un'app all'altra per vedere che cosa sta succedendo all'interno della nostra abitazione quando scatta l'allarme, automaticamente l'App Secure ci propone le telecamere in live che fanno capo alla zona di allarme dove sta succedendo, diciamo, l'intrusione. Tra le altre cose molto interessante è gli scenari di geolocalizzazione, quindi una funzione che abbiamo inserito particolare è il fatto che se io abilito questa funzionalità della geolocalizzazione, nel momento in cui io mi trovo distante dall'abitazione per un certo diciamo, raggio che decido io quanto deve essere, automaticamente possiamo fare in modo che l'antifurto si attivi in maniera automatica. Quindi anche se mi sono dimenticato di attivare l'antifurto, l'App Secure mi ricorda che mi sono allontanato da casa senza farlo e automaticamente va ad attivare l'antifurto. Quindi può essere un ulteriore aiuto oltre a quelle che sono già le sue funzioni principali. Passando alla slide successiva, andiamo a vedere esattamente che cosa ci propone al suo interno l'App Secure. Ovviamente il codice di inserimento dell'antifurto, che poi è lo stesso che utilizziamo sulla tastiera filare per poter attivare e disattivare l'antifurto, e poi ci vedete una serie di schermate che sono quelle tipiche della gestione della parte antifurto, cioè la possibilità molto semplicemente con il dito di andare a spostare quel pallino bianco sulla destra e andare in maniera molto molto basilare ad attivare e disattivare le zone che ci interessano. Quando si verifica un allarme, la centrale ci identifica con una colorazione rossa e con il simbolo, diciamo, di allarme della zona dove sta avvenendo, diciamo, la segnalazione, e nella parte più specifica delle notifiche ci presenta tutte le informazioni del caso, quindi dove è avvenuto l'allarme, a che ora, qual è l'ingresso di allarme e il nome del sensore che abbiamo dato a quell'ingresso per avere esattamente la situazione sotto controllo e sapere in maniera immediata che cosa sta capitando all'interno del nostro impianto. Passando alla slide successiva, vediamo la parte di interazione. Appunto, vi dicevo all'inizio, ve l'ho anticipato, l'App Secure è una delle prime app che sfruttano appieno l'integrazione cloud della videosorveglianza e dell'antifurto, e quindi ci viene incontro la possibilità di andare a utilizzare questa funzione di visualizzazione live immediata sulle telecamere dell'impianto che noi andiamo ad aggiungere, ad integrare, oltre che all'antifurto, all'interno della nostra abitazione, del nostro ufficio, della nostra azienda. Quindi questa è molto utile, questa funzione, perché ci evita di avere due app separate, di perdere tempo nell'aprire e chiudere un'app per passare dall'altra parte, e quindi sicuramente sarà una funzionalità sempre più utilizzata negli impianti. Andando avanti con le slide, passo la parola adesso a Marzio che prosegue nell'ultima parte della presentazione. Grazie Stefano, vediamo l'ultima parte, come diceva Stefano, della presentazione, quindi descriviamo un pochino quella che è l'installatore 10687. Quindi in questo caso, come abbiamo detto, programmeremo il nostro impianto grazie a un tablet. Solitamente è uno strumento che ormai abbiamo un po' tutti a nostra disposizione, è uno strumento molto comodo, facilmente trasportabile, quindi non abbiamo il peso del PC o magari doverlo attaccare all'alimentazione elettrica, quindi il nostro tablet ci facilita un po' queste procedure. Quindi grazie all'applicazione 10687, ricordo che è per dispositivi Android e solamente per tablet. L'applicazione nel nostro caso ha bisogno di un'utenza. L'utenza deve essere registrata all'interno del Cloud Urmet. Se per caso avete già un'utenza IOKIS, potete utilizzare la stessa perché il cloud è il medesimo. Altrimenti, una semplice registrazione sulla pagina anagrafica che vi viene proposta, l'inserimento di una mail sulla quale vi riceverete un messaggio di posta elettronica dove trovate il link per confermare la vostra registrazione, e poi potete tranquillamente andare a inserire le vostre credenziali, eventualmente spuntare l'opzione ricordami per
e evitare tutte le volte di dover reinserire le credenziali. Dopodiché accedete alla vostra applicazione e vedrete che l'app 1068.7 vi permette di programmare e impostare completamente il sistema. Quindi tutto ciò che potete andare a realizzare da tastiera, tutte le impostazioni che potete andare a dare da tastiera, potete tranquillamente effettuarle tramite il tablet, che ci permette di fare un backup e un restore della configurazione. In questo caso possiamo effettuare questo backup e questo restore sia all'interno della memoria del tablet, eventualmente su una schedina micro SD che collego all'interno del tablet, o sfruttare il cloud in tutto e per tutto e quindi andare a registrare tutte le nostre informazioni nella nostra piccola parte di cloud con le nostre credenziali e magari reperirle in caso di necessità. Pensate nel momento in cui magari vi si rompe il vostro tablet, oppure dovete formattare il sistema operativo perché non funziona più correttamente, o ancora il vostro tablet è diventato vecchio, volete cambiarlo, quindi invece di perdere tutto, vi basterà reinserire le credenziali all'interno dell'applicazione, un semplice tap sull'icona relativa al cloud e automaticamente potete ricevere tutte le informazioni che avete precedentemente memorizzato e quindi tornare alla situazione che avete appena lasciato con il vecchio dispositivo. L'applicazione ci permette un controllo completo del nostro impianto, quindi permette di controllare le zone e le uscite, quindi potremmo andare ad effettuare quegli inserimenti e disinserimenti e attivare delle uscite o escludere degli ingressi, tutte procedure che ci tornano utile prima di andare a consegnare il nostro impianto, quindi per effettuare tutti quei controlli che servono a verificare che la nostra programmazione è andata a buon fine, quindi che stiamo consegnando un impianto completo e perfettamente funzionante, l'applicazione ci permette di fare tutti i controlli del caso. Inoltre ci permette di fare un'abilitazione di quelle che sono le codici e le chiavi, quindi nel momento in cui magari il nostro cliente smarrisce il suo taggino di prossimità perché perde il mazzo di chiavi, onde evitare problemi che qualcuno possa trovarle e quindi accedere in casa, tranquillamente può chiamare l'installatore. L'installatore, grazie all'applicazione, può connettersi all'impianto e andargli a disattivare quella che è la chiave smarrita, quindi lasciare l'impianto in tutta sicurezza. Grazie all'applicazione possiamo andare a leggere lo storico, quindi anche qui ci viene incontro nel momento in cui magari ci viene segnalata una problematica dell'impianto, possiamo leggere lo storico e verificare quale potrebbe essere la problematica e quindi intervenire mirati sul problema, quindi andare già sul posto sapendo dove bisogna intervenire senza dover fare sul posto quella che è una ricerca guasti per capire da dove proviene l'anomalia. L'applicazione inoltre permette la verifica dello stato dell'impianto e dei suoi componenti e grazie alla verifica ci permette di ricevere le notifiche in caso di guasto. Quindi una sezione delle applicazioni è relativa alle notifiche e all'interno di questa sezione, all'interno di questo database, riceveremo tutte le informazioni di anomalia dai nostri impianti che siamo andati a programmare. Quindi saremo sempre informati di quella che è la situazione dei nostri impianti. Inoltre, un'altra informazione molto utile è quella della notifica in caso di assenza di comunicazione della centrale con il cloud. Quindi nel momento in cui per qualche ragione la centrale non potrà più connettere con il cloud, sia l'installatore che l'utente finale riceverà una notifica sui loro dispositivi per informarli di questa anomalia. Quindi in quel caso basterà andare a vedere per quale motivo non è più connessa ad internet la centrale. Una volta ripristinata, la connessione con il cloud viene ristabilita automaticamente, quindi non dobbiamo fare nulla in questo caso. Un'altra funzione che mi sono dimenticato di dirvi prima di passare alla slide successiva è la possibilità di fare una duplicazione degli impianti, quindi nel momento in cui andrete ad installare magari più centrali in nuove palazzine o in ristrutturazioni dove avete delle villette a schiera magari tutte uguali o degli appartamenti bene o male simili tra di loro, all'interno troviamo un impianto standard, possiamo andare a programmare il primo, successivamente clonare il primo su tutti gli altri e quindi cambiare solo qualche piccolo parametro, ma non dover riprogrammare l'impianto da capo su tutti gli altri. Quindi copiamo il primo sugli altri e automaticamente abbiamo la programmazione fatta. Vediamo quelli che sono i possibili collegamenti con la centrale tramite il nostro tablet. Quindi in prima battuta, quindi in prima fase, quando andremo a programmare il nostro impianto, sfrutteremo quello che è il Wi-Fi in access point, perché la scheda IP della centrale per default appena accesa già si imposta in Wi-Fi access point, quindi genererà una sua rete Wi-Fi alla quale dobbiamo connettere il nostro tablet per connetterci alla centrale ed effettuare tutte le programmazioni. Successivamente, una volta che andremo a registrare la nostra centrale nel cloud, quindi a connettere la centrale ad internet, questa modalità sarà disattivata, la modalità sarà connessa o cablata o Wi-Fi, quindi la centrale sarà connessa a rete LAN. A quel punto potremo connetterci con la nostra applicazione o tramite la stessa rete LAN se ci troviamo sul posto, quindi se interveniamo sul posto possiamo connettere il nostro tablet alla rete LAN dove è connessa la centrale e automaticamente stabilire la connessione. Nel momento in cui invece siamo fuori e quindi ci viene richiesto un intervento
dall'esterno senza dover intervenire sul posto, possiamo sfruttare il cloud, quindi la centrale è connessa con il cloud, noi siamo connessi con il cloud grazie alla nostra applicazione 10687 e automaticamente riusciamo a stabilire la connessione. Tutte queste connessioni non sono dirette, ma sono sotto protezione, quindi innanzitutto la centrale deve essere registrata all'interno dell'applicazione, altrimenti non posso connettermi, e oltretutto devo essere utilizzato dall'utente, quindi il codice installatore deve essere autorizzato dall'utente finale, e a quel punto, se il codice installatore inserito all'interno del tablet è uguale a quello inserito all'interno della centrale, posso stabilire la connessione. Se l'utente finale non autorizza l'abilitazione del codice installatore, la connessione non potrà mai avvenire in nessun caso. Quindi, come vedete, le connessioni comunque avvengono in tutta sicurezza. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra presentazione, siamo arrivati un po' lunghi. Lascio un attimino la parola a Stefano Merlo per una piccola chiusura finale e ci vediamo dopo per il. Sì, abbiamo terminato questo webinar di questa sera. Io vi ricordo solamente che oltre al kit che abbiamo introdotto all'inizio per quanto riguarda la Zeno, a livello di promozione magazine vi trovate anche dei kit legati alla 1068, quindi trovate un kit 1068 Basic dove oltre alla centrale e alla tastiera andiamo ad aggiungere già tre doppie tecnologie come sensori, andiamo ad aggiungere la sirena da esterno e integriamo anche quello che è l'interfaccia IP Wi-Fi per la programmazione con il tablet. Oppure trovate un secondo kit, diciamo premium, che integra oltre agli elementi del kit Basic anche il combinatore GSM per quanto riguarda il combinatore, diciamo, telefonico. Io vi ringrazio per quanto riguarda questa partecipazione che è stata importante. Vi ringrazio a nome della URMET. Vi ricordo che tutti i partecipanti riceveranno un'email in cui potete scaricare il video di questo webinar, in modo tale che se volete rivederlo e rivedere i passaggi di alcune spiegazioni potete farlo con tutta la tranquillità. Riceverete il certificato di partecipazione per quanto riguarda questo webinar legato alla centrale Zeno e alla 1068 e riceverete un questionario per aiutarci come URMET a migliorare sempre di più il servizio di corsi online e quindi tramite i vostri suggerimenti cercheremo sempre di migliorare questo servizio e darvi sempre una formazione migliore possibile. Io vi ringrazio, finisco, lascio la parola a Marzio se deve concludere con il webinar e vi ringrazio ancora a nome di URMET. Bene, io ringrazio vivamente Stefano per la collaborazione durante questo webinar, ringrazio tutti voi per la partecipazione così assidua ai nostri corsi, spero che il corso sia stato di vostro gradimento e sia stato utile ad apprendere nuove informazioni e magari vi ha messo curiosità e quindi ad utilizzare per chi non conosce i nostri prodotti, le nostre nuove centrali antintrusione. E vi do l'appuntamento al prossimo webinar che sarà il 23 giugno 2020 alle ore 18, in cui si parlerà di antincendio e le novità introdotte dalla norma UNI 11224-2019, la norma che regola le manutenzioni degli impianti antincendio. Grazie infinite a tutti per la partecipazione, buona serata e buon proseguimento.